Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro, uno a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata me la sono proprio gufata, praticamente ho detto, è palese che prima o poi Victor ci farà un'imboscata, e imboscata era, e beh, vediamo come si svolge questo giro allora. La catena di comando, dobbiamo uccidere Victor. Julius, I don't see what the big deal is. The deal is you want to talk to the Colombians without me. We didn't even get to meet him, Jules. And don't call me Jules, you haven't earned it. Fine. Julius, you put me in charge of the Los Carnales. Shit, now you got me saying it. Dex, do your job. Don't think you're bigger than you are. When it comes to the Colombians, you call me. Understand? Sì, signore. Yeah. All right. Now that that's settled. Tutto a posto, un paio di palle, a quanto pare. Heads up, man. I don't think he's gonna stop by for confession. Oh, Kalashnikov! Aspetta! Ok. Uff. Non ho capito cos'altro devo... No, aspetta! La mia pistola! Dove sono? Dove sono? Andiamo fuori! Fuoco! Bastardi! Porca troia! Stai fermo! Uff! Ne è rimasto solo uno, qualcuno gli spara per bene? Ecco fatto! Aspetta che mi ricarico la vita. E ce n'era un altro dentro. Spero che non sia scomparso. È scomparso, c'era un panino, volevo prendermelo. Ok. E ora? Ancora! Ma porca. Torno indietro, torno indietro. Aspetta, ascolta. Facciamo così. Ci sono un sacco di munizioni per questo. Ecco fatto. Bravi che avete fatto voi stessi da solo. Ecco, prova a sfuggire a questo invece. Julius, aiutalo a difendere il nord. Dov'è Julius? Forza, forza, uscite! Ecco fatto! Aspetta, aspetta, aspetta! Devo tenerle un po' di munizioni però da parte, eh? Non vedo altri nemici, però ne vedo arrivare. Sta laggando talmente troppa gente che c'è! Ah merda! Una Molotov! Ok. Uff. Qualcuno spenga Julius, per favore! Bravo Julius! Madonna mia, che massacro che è stato! Non posso. Aspetta, aspetta, non allontanatevi. Dov'è? Chi è che è morto? Oh. Ecco fatto. Ah!
Polizia, ma non sparate alla polizia per una volta che vuole aiutare. Victor, mi dispiace. Non lo so, ma è ancora vivo dopo due. Dopo due bazookate in faccia. È sopravvissuto a due colpi di bazooka e l'ho ammazzato con la mitraglia e il fuoco. Gli stanno dando fuoco perché ha paura che ritorna. E ti pare il caso? Ti pare? È morto questo. Angelo, what are you doing? What does it look like I'm doing? It looks like you're running off to get killed. È vero. Yo tengo miedo a Orejuela. Ay, come on. You don't think Manuel is responsible. Are you protecting him? He you want to be with him? Ma povera! Nunca me hable así otra Che stronzo! Dai, ti stava dando ragione sta povera donna! Però è stata una bella missione, non lo voglio negare. La forza del numero, $3,000. Wow! Finalmente un po' di soldi che vengono nelle nostre tasche. E finalmente posso comprare le munizioni con questi soldi, però, eh. Ci prendiamo le nostre solite bombe a mano. Ci prendiamo $900, che vabbè, sono sempre meglio di nulla. E salviamo. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!